La civiltà cretese è sicuramente tra le civiltà più importanti all'origine di quella che sarà poi intesa come civiltà europea, avendo influenzato fortemente la civiltà di tutta la Grecia arcaica e da lì quindi l'intero mondo antico. Sappiamo che la scrittura dei cretesi, chiamata lineare A, non è stata ancora decifrata. Però la lineare A compare in tantissimi reperti rinvenuti sull'isola, mentre un solo reperto riporta un tipo di scrittura completamente diverso. Questo è il disco di Festo, un particolarissimo disco di argilla ricoperto su entrambi i lati da una spirale di simboli ottenuti tramite l'impressione di sigilli. La scrittura presente sul disco è unica, sia a Creta sia nel mondo intero, ovvero non compare da nessun'altra parte. In più il reperto presenta anche nelle proprie caratteristiche materiali una serie di enigmi storici e archeologici. In quale fase della civiltà cretese è stato realizzato e da chi? È un reperto autentico oppure la sua autenticità può essere messa in discussione? In questo video andremo alla scoperta di uno dei più grandi misteri della civiltà cretese. Non vi resta che seguirmi verso l'alba delle civiltà del Mediterraneo. La nostra storia non inizia, come potreste aspettarvi, a Creta, bensì a Roma il 23 novembre del 1874. In quest'anno nasce un certo Luigi Pernier, figlio di un ricco proprietario terriero francese e di un'aristocratica italiana. Pernier si laurea in lettere con una tesi in storia romana nel 1897 e per la sua preparazione ottiene una borsa di studio triennale presso la Scuola Italiana di Archeologia di Roma. Nella commissione che lo seleziona sono presenti Domenico Comparetti e Federico Halberg, tre più grandi fautori di un'importante missione archeologica italiana a Creta. Halberg, per esempio, aveva scoperto nella città di Gortina, nel sud di Creta, un importantissimo codice scritto in lingua dorica, noto come Leggi di Gortina. Per un certo periodo, all'inizio del Novecento, Luigi Pernier fu ispettore presso i musei, gallerie e scavi di antichità di Firenze ed effettuò ricerche in numerose località dell'Italia centrale, studiando soprattutto l'arte etrusca. Ma già nel 1899 fu portato da Federico Halberg a visitare gli scavi di Festo a Creta. Questa città palaziale di Creta è stata scoperta e portata alla luce proprio dalla spedizione italiana di Halberg tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Solo la scoperta di Cnosso ad opera dell'archeologo britannico Arthur Evans è considerata superiore per importanza alla scoperta di Festo e c'era all'epoca una forte rivalità tra le due spedizioni per chi riuscisse a trovare nel proprio sito di scavo i reperti più significativi. La maggior parte del palazzo di Festo fu portato alla luce tra il 1900 e il 1903 e nel 1906 Halberg incaricò proprio Luigi Pernier di dirigere lo scavo. Pernier annotò nel diario dello scavo e nelle lettere ai collaboratori la buona prosecuzione dei lavori e i molti ritrovamenti, ma si lamentò spesso di non aver ancora trovato reperti che riportassero testi scritti. Evans aveva scoperto già nell'Ottocento la lineare A e la lineare B, due forme di scrittura di enorme importanza storica e quindi il confronto con la missione britannica da questo punto di vista vedeva gli italiani impallidire. La missione italiana rischiava anche di rimanere a corto di fondi visto che questi arrivavano a singhiozzo dal ministero. Ma tutto cambiò quando Pernier si mise ad esplorare l'area nord-est del Palazzo di Festo, considerata inizialmente di scarso interesse, e nello specifico tutto cambiò il 3 luglio del 1908. Un trovamento di eccezionale importanza è stato fatto la sera del 3 luglio 1908, scriverà poi Pernier. In mezzo a terra scura, commista a cenere, carboni e frammenti ceramici, si è rinvenuto un disco di terracotta avente ambedue le facce coperte di segni pittografici. Il disco poggiava al suolo di costa, mostrando al di sopra la faccia che reca nel centro una rosetta. Apparisce chiaro che il disco non restava più in situ, ma piuttosto là dove era caduto da un'impalcatura superiore.
Pernier aveva appena scoperto il disco di Festo, un ritrovamento eccezionale che attirò presto l'attenzione di tutti gli archeologi e portò la missione italiana a Festo a poter degnamente rivaleggiare con quella britannica, catalizzando l'interesse su quel misterioso manufatto. In realtà il disco gli venne mostrato, come si capisce dai suoi taccuini, da un certo Zacharia Siliakis, il sorvegliante greco dello scavo, che si occupava anche della parte tecnico-logistica. Per il contesto del ritrovamento non era comunque possibile datare il reperto e la datazione è solo il primo dei vari enigmi del disco, di cui ora vedremo nel dettaglio le caratteristiche. Il disco presenta simboli su entrambe le facce. La faccia con la rosetta, come l'ha chiamata Pernier, è indicata tradizionalmente come lato A, mentre il retro come lato B. Il disco di Festo è fatto, secondo il celebre archeologo Louis Godard, di argilla finissima e depurata. Ha un diametro variabile da 158 a 165 mm e uno spessore compreso tra i 16 e i 22 mm. I simboli sono inseriti su entrambe le facce in una spirale tracciata a mano in modo tale da non sovrapporsi con essi, e anche la forma del disco è stata ottenuta a mano senza uno stampo. I segni invece non sono stati realizzati a mano ma impressi mediante punzoni, cosa che li renderebbe, secondo Arthur Evans, l'archeologo britannico che pure rimase sbalordito da questa scoperta, tra i primi esempi di stampa a caratteri mobili della storia. Un qualcosa di eccezionalmente avanzato quindi per un reperto che si suppone molto antico. Le due facce riportano 61 sequenze di segni separate da linee tracciate nella spirale che potrebbero essere delle parole. In totale abbiamo 242 impressioni di 45 simboli differenti. I simboli rappresentano piante, animali e oggetti. L'iconografia è spesso simile a geroglifici anatolici o egizi. Il disco presenta tracce di correzioni apportate, con alcuni segni cancellati e sovrastampati da altri segni. Il numero di 45 segni è comunque troppo elevato per una scrittura alfabetica e troppo basso per una scrittura pittografica e è adatto solo per un sistema sillabico, ovvero un sistema di scrittura in cui i segni rappresentano sillabe e non singoli fonemi. Non è chiaro quale sia l'ordine di lettura, ma è altamente probabile che i segni siano stati tracciati dall'esterno verso l'interno e che dunque per leggerlo bisogna seguire il verso della spirale in senso orario su entrambe le facce. A differenza di tutte le tavolette che riportano la scrittura lineare A e lineare B, il disco ha subito una cottura volontaria e non accidentale. Ovvero quelle tavolette sono state bruciate da incendi, perciò si sono conservate, questo è stato cotto direttamente da chi lo ha creato per farlo conservare in questo modo. Questo rende il disco di Festo un unicum assoluto tra i reperti scritti di area cretese. L'importanza proprio di questo ritrovamento negli scavi di Festo varrà a Luigi Pernier una carriera brillante. Diventerà il primo direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, istituita nel 1909 e ancora oggi operante e prestigiosa. Otterrà poi la direzione del Museo Archeologico di Firenze, diverrà professore universitario di archeologia e storia dell'arte antica sempre a Firenze e nel 1930, alla morte di Federico Halber, direttore proprio della Missione Archeologica Italiana con la quale aveva scoperto il disco. Ma veniamo quindi alle possibili decifrazioni del disco di Festo che tanta gloria è valso al suo scopritore. Se vi aspettavate che a questo punto vi avrei proposto la decifrazione del testo segno per segno e parola per parola, mi dispiace deludervi, ma non è proprio questo il caso. Dei tentativi di decifrazione ci sono stati, anzi si contano nell'ordine delle decine. I tentativi linguistici hanno provato a vederci una scrittura di uno stadio arcaico del greco oppure di lingue anatoliche come il luvio o l'ittita. Altri l'hanno interpretato, come succede spesso per manufatti misteriosi antichi, come un qualche calendario astronomico. Infine, anche questa cosa non rara, non sono mancate teorie sulla sua presunta provenienza dalla perduta civiltà di Atlantide e cose simili.
Le proposte sono molteplici, dalle più rigorose alle più fantasiose, ma come ha scritto il già citato archeologo Louis Godard in un suo saggio del 2011, finché non saranno scoperti altri testi del genere compilati con la stessa scrittura, nessuno potrà proporre una decifrazione verificabile del disco. Sulla base dei soli gruppi di segni impressi sulle due facce del disco si può affermare qualsiasi cosa, proporre qualsiasi decifrazione, pretendere con la più disarmante buona fede che nessuno è in grado di provare il contrario di quanto si è affermato. Quindi non esiste una decifrazione condivisibile dalla maggior parte della comunità degli studiosi dei simboli del disco di Festo, e lo stesso Godard dice pure che la sua datazione potrebbe oscillare nell'arco dell'intero secondo millennio avanti Cristo, ma pure di questo non ci sono prove certe, visto che il disco non è mai stato datato con metodi scientifici. A prescindere dai simboli, che per quanto affascinanti non ci dicono molto, visto che sostanzialmente ognuno riesce a vederci quello che vuole senza validi riscontri, alcuni dati che il disco ci fornisce sono inequivocabili. I segni sono stati punzonati con una tecnica presumibilmente a caratteri mobili, ma non avrebbe molto senso creare dei punzoni per produrre un singolo oggetto. I caratteri mobili di solito vengono impiegati per produrre oggetti in serie, per esempio libri stampati, altrimenti non sono una tecnica conveniente. Il disco di Festo è l'unico reperto di Creta con argilla cotta volontariamente e non accidentalmente, fatto che lo rende stranissimo. Ma qualcuno ha provato a spiegare tutte queste stranezze con una teoria alternativa. Si tratta dell'antiquario statunitense Jerome Heisenberg. Heisenberg ha diffuso la propria teoria tramite due articoli comparsi sulla rivista americana Minerva nel 2008 in apparizioni in vari documentari. Heisenberg giunge alla disarmante conclusione che uno dei reperti più importanti dell'archeologia cretese sia un falso, e porta numerose prove a sostegno di questa teoria. L'argilla di cui è composto sarebbe eccessivamente depurata e raffinata per un manufatto antico. Come abbiamo detto, il disco di Festo è stato cotto volontariamente, mentre tutti i supporti scrittori di quel materiale rinvenuti a Creta hanno cottura esclusivamente accidentale. Secondo Heisenberg non ha niente a che fare con altri manufatti dell'arte antica e è l'unico disco con forme così precise rinvenuto nell'area mediterranea o del vicino Oriente. In più Heisenberg nota la presenza di una linea di giuntura sul bordo del disco che fa pensare che le due facce siano state realizzate separatamente e poi unite. Questa tecnica risulterebbe molto avanzata per un'epoca così antica, ma a parte questo renderebbe il disco particolarmente fragile. Heisenberg si stupisce soprattutto di come Pernier abbia sempre descritto il ritrovamento del disco. Se vi ricordate, Pernier scriveva: «Apparisce chiaro che il disco non restava più in situ, ma piuttosto là dove era caduto da un'impalcatura superiore». Secondo Heisenberg è impossibile che cadendo dall'alto un oggetto così fragile si sarebbe mantenuto perfettamente intatto, e questo lo spinge a ritenere il resoconto tanto sbandierato da Pernier come non attendibile. Lo stesso uso dei caratteri mobili, come già dicevamo, è quantomeno sospetto per una civiltà così antica e per di più abbastanza superfluo per produrre presumibilmente un unico esemplare o pochi esemplari del disco. Heisenberg ha portato anche una dettagliata disamina dei 45 simboli presenti sul disco. Innanzitutto la lineare A e la lineare B si leggono da sinistra a destra, mentre questa scrittura da destra a sinistra. Nella sua idea un falsario avrebbe copiato alcuni segni delle scritture cretesi già scoperte, la lineare A e la lineare B, ma li avrebbe mescolati con ispirazioni tratte da vari altri geroglifici ben noti agli archeologi. Per esempio, un segno del disco comunemente chiamato lo scudo è identico a uno che compare sul bassorilievo della battaglia di Kadesh nel Ramesseum di Tebe. Un altro segno, detto pelle animale, si ritrova molto simile in un bassorilievo della Valle dei Re. Heisenberg suppone che Pernier avrebbe progettato la realizzazione del falso e sapeva già ben prima di quel fatidico 3 luglio 1908 che si sarebbe reso protagonista della scoperta dell'oggetto più misterioso dell'archeologia cretese.
Heisenberg individua addirittura un vero reperto archeologico a cui Pernier si sarebbe ispirato per ideare il disco di Festo. Se ricordate, Pernier era stato proprio ispettore presso i musei archeologici fiorentini e sicuramente conosceva il disco di Magliano, un reperto etrusco ancora oggi conservato al Museo Archeologico di Firenze, dove Pernier era praticamente di casa. Le somiglianze tra il disco di Magliano e il disco di Festo sono effettivamente impressionanti, a partire dall'avere segni su entrambe le facce, oltre al fatto che i segni sono racchiusi in una spirale identica. Insospettisce ancora di più il fatto che Luigi Pernier non abbia mai citato in nessuno dei suoi scritti la somiglianza tra i due reperti, benché avesse avuto entrambi letteralmente a portata di mano per molto tempo. Secondo Heisenberg, Pernier aveva delle buone motivazioni per ideare questo falso. Da una parte voleva essere alla pari del suo mentore Federico Halber, che aveva scoperto le leggi di Gortina. Poi sicuramente voleva porre la spedizione italiana sul livello di quella britannica di Arthur Evans con un ritrovamento epigrafico sbalorditivo. Infine, sul piano più strettamente materiale, una simile scoperta avrebbe spinto l'Italia a finanziare maggiormente gli scavi a Creta. Abbiamo visto che prima della scoperta del disco lo stesso Pernier si lamentava di non aver trovato testi scritti e i finanziamenti alla missione erano in bilico. All'indomani della scoperta invece Pernier ha ottenuto proprio i risultati sperati. Pernier avrebbe avuto sicuramente la possibilità di far realizzare un falso. Si conoscono ancora oggi i nomi di molti artisti esperti nell'imitare opere antiche, come la famiglia Gilieron, i cui lavori risultano spesso indistinguibili da opere della vera arte minoica. Queste in teoria erano opere che avevano un loro mercato come imitazioni, anche se una famosa statuetta della cosiddetta Dea dei Serpenti, sempre proveniente da Creta e realizzata in avorio per esempio, si è rivelata un falso, visto che l'avorio risaliva al XV secolo d.C. e non all'antichità. Heisenberg si dichiara un esperto di falsi, avendone riconosciuti a detta sua migliaia tra le varie opere che ha valutato e commerciato nella sua attività di antiquario, e ritiene che anche molti pezzi esposti nei musei potrebbero essere contraffazioni otto-novecentesche inserite in una moda di restauro che non rispettava tanto l'opera originale, quindi molti dei reperti che ammiriamo come antichissimi potrebbero essere, secondo lui, in verità, dei falsi. La ricostruzione di Heisenberg è stata contestata da vari studiosi che ritengono il disco di Festo autentico e che anche sul piano dei possibili guadagni che Pernier avrebbe ottenuto da questo ritrovamento considerano la falsificazione un'operazione troppo rischiosa. Se fosse stata scoperta avrebbe arrecato un danno enorme alla credibilità della missione italiana a Creta e in generale all'archeologia italiana. Il fatto stesso però che ancora oggi il disco di Festo non sia stato datato con metodi scientifici sembra una prova in più a favore di Heisenberg. Lui sostiene che l'argilla di cui è fatto non provenga da Creta e che il museo di Iraclio che lo conserva impedisca qualunque analisi del disco. Perché non datare un reperto così misterioso? Datarlo aiuterebbe molto la sua comprensione. Beh, se si scoprisse che risale al 1900, questo danneggerebbe l'immagine di Pernier, che come abbiamo visto è nell'Olimpo dell'archeologia italiana e per esempio della scuola archeologica italiana di Atene, che ancora esiste e si fregia di averlo avuto come primo direttore. Il museo di Iraclio a Creta sfoggia il disco come il suo reperto più prezioso, datandolo a 3600 anni fa e affermando che conterrebbe una preghiera, il resoconto di una battaglia, un registro d'archivio. La Fondazione per la Ricerca e la Tecnologia greca usa il disco di Festo nel proprio logo, un altro tra i tanti esempi del fatto che la scoperta del falso farebbe crollare buona parte delle tesi ormai stabilite in proposito e sarebbe meglio per tutti evitare un grosso danno d'immagine anche oltre un secolo dopo la scoperta. Lo stesso Louis Godard, nonostante abbia trovato difficile contestare l'autenticità del disco, si è detto molto interessato alla proposta di Heisenberg e alla ricerca di eventuali altre prove a sostegno dell'ipotesi del falso. C'è da dire che la storia che lui ricostruisce è senza dubbio molto intrigante. Nonostante questo, esistono anche varie prove a sostegno dell'autenticità del disco di Festo.
Nel 1926, per esempio, è stato rinvenuto a Cnosso un anello d'oro con segni della lineare A all'interno di un pattern a spirale che può ricordare il disco di Festo. Nel 1934, invece, è stata scoperta, sempre a Creta, l'ascia di Arcalocori, che presenta alcuni simboli simili al disco di Festo. Il cosiddetto simbolo del pettine che si trova sul disco di Festo è stato rinvenuto anche su un sigillo cretese successivamente, altri simboli simili sono sulla base di una ciotola. Sono un buon numero di indizi, certo tutto sarebbe più facile se il museo accettasse di far sottoporre il disco alla datazione, per esempio tramite la termoluminescenza, che non dovrebbe danneggiarlo molto. Per concludere, una teoria bizzarra ma interessante è che il disco fosse un gioco da tavolo. Esiste un gioco dell'antico Egitto chiamato Mehen che presenta esattamente un tabellone a spirale che imita l'arrotolarsi di un serpente su se stesso. Quelle raffigurate sul disco di Festo potrebbero essere caselle con delle caratteristiche indicate dai simboli rappresentati. Questo giustificherebbe in particolare alcuni degli aspetti strani del disco, ovvero l'essere stato cotto, l'essere stato realizzato con dei punzoni. Con questo metodo si potevano per esempio realizzare più tabelloni in serie, diremmo oggi, e questo ha senso per un gioco da tavolo, anche se sarebbe di certo una prassi molto moderna. Perché poi abbia due facce non saprei, magari per due varianti diverse del gioco. In sostanza, come in tanti misteri dell'antichità, non c'è una risposta certa e definitiva, ma la curiosità e la voglia di scoprire possono spingerci a indagare sempre più a fondo. Ora sono curioso anche di sapere la vostra, scrivetemi nei commenti se propendete per la teoria del falso oppure i paralleli con altri reperti archeologici vi fanno propendere per l'autenticità di questo enigmatico manufatto e quale significato gli attribuireste voi. E se avete apprezzato il video iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e magari condividetelo con qualche amico interessato a questi argomenti. Grazie per la visione, vi aspetto nei commenti e ai prossimi video. Ciao!